Il Campobasso si fa acciuffare nel finale sul 3-3 dal Pineto, ma coglie il 14° risultato utile consecutivo e soprattutto ritrova i suoi tifosi. Ospiti subito in vantaggio al 5° minuto con Camplone, che sfrutta al meglio un'ingenuità difensiva dei padroni di casa. Doccia fredda per i 2.500 presenti al Selva Piana. Al 10° Kevin Candellori si fa ammonire dal direttore di gara. Un minuto dopo la prima reazione con Brenci, che spedisce fuori. Al 12° cross di Bontà, Cogliati è impreciso. Al 13° fallo di Tomassini su Brenci, il signor Castellone di Napoli estrae il cartellino giallo. Al 22° occasione ghiotta per Cogliati, servito in modo impeccabile da Alessandro, ma il numero 9 tira alto. Lo imita 3 minuti dopo a quadro dall'altra parte del campo. Al 33° i lupi trovano il pari, Candellori scocca un gran tiro, Speranza colpisce con un braccio provocando il penalty. Dal dischetto Alessandro, 8 per lui in pagella, spiazza Shiba. Altra grande occasione al 36° cross del solito Alessandro, interviene prima Cogliati e poi Zammarchi che fallisce il raddoppio. Il primo tempo si chiude con l'ammonizione di Della Quercia dopo un fallo su Alessandro. Nella ripresa tocca a Bontà prendersi il cartellino giallo dopo vivaci proteste. Al 50° Cudini inserisce San Severino per Candellori, già ammonito. Poi l'1-2 micidiale della compagine rosso-blu. Al 53° è il giovane Zammarchi a segnare la rete del sorpasso grazie ad un assist di Cogliati. Al 56° azione spettacolare, il talentuoso under numero 11 semina il panico tra gli avversari. Quindi Cogliati, oggi in versione di assist man, dà una palla d'oro ad Alessandro che sigla la sua personale doppietta e il gol del 3-1. Tifosi in delirio. Al 69° standing ovation per il classe 2000 Andrea Zammarchi, sostituito da Barbetta. A questo punto i padroni di casa, forse con la testa già proiettata alla trasferta col Matelica, si fermano, favorendo le iniziative del Pineto, che al 72° accorcia le distanze con Pepe, che di testa supera Raccichini. Ferma la difesa del Campobasso. Al 76° fa il suo ingresso in campo Musetti, che rileva Cogliati, osannato dalla curva nord. Ma lo stadio ammutolisce a 7 minuti dalla fine, quando un'autorete di Fabriani mette fuori gioco il proprio portiere. Nei restanti minuti e in quelli di recupero non accade più nulla. 2 punti persi più che uno guadagnato, ma alla fine, nonostante il rammarico, ci sono gli applausi dei tifosi rossoblù. Le distanze dal Notaresco, che impatta con la Recanatese, restano invariate, ma in sala stampa il patron Mario Gesuè si dice commosso per la grande presenza di pubblico, promettendo di portare la squadra al più presto in Lega Pro con la vittoria del campionato o attraverso i play-off, perché il Campobasso, ha detto, non può restare oltre tra i dilettanti.